با ایتالیایی ها. این قسمت راز و رمز درست کردن قهوه ایتالیایی. Sono Raffo, benvenuti a casa mia. Adesso vi spiego come si fa un buon caffè italiano. Allora, per fare un buon caffè italiano ci sono piccole e varie regole da seguire. La prima, utilizzare la macchina più vecchia che ci avete, perché più vecchia vuol dire che è impregnata di caffè. Seconda regola, non lavarla mai col sapone, sciacquarla solamente, perché se gli andate a togliere la base di caffè vecchio, il caffè non saprà di niente. E conservarlo dentro un barattolo di vetro a chiusura ermetica, in maniera tale che la fragranza rimanga intrappolata. Adesso vi farò vedere come lavarla questa macchinetta. In realtà si tratta solamente di sciacquarla. Quindi l'apro. Questo è il fondo del caffè vecchio. Una piccola sciacquata all'interno e sotto nel filtro. Stacchiamo il pezzettino, diamo una sciacquata anche alla vaschettina, buttiamo il caffè vecchio, una semplice sciacquata e siamo pronti per rifare un altro caffè. All'interno della macchina c'è una valvola, quindi il livello dell'acqua si deve fermare al livello della valvola. Una volta messo il filtro, l'acqua non deve uscire dai buchi, deve rimanere così. Ah, iniziamo a mettere dei cucchiaini di caffè. Ovviamente più caffè metto, più viene saporito e concentrato. Però l'importante è non appiattire mai. Chiudiamo tutto. E si stringe molto forte. Una cosa importante è tenere la fiamma bassa, molto bassa. Così l'acqua, quando bolle, ci mette un po' di più ad attraversare il caffè e quindi viene più saporito. Appena vediamo che esce, che inizia ad uscire il caffè, con quella piccola goccia prepariamo una cremina per fare la crema nel caffè. Ecco qui il goccino, la tolgo, l'appoggio qua, mi conservo quel goccino. Prendo lo zucchero, un cucchiaio e mezzo di zucchero nella tazzina. Inizio a girare. Man mano che giro diventa sempre più chiaro. Ok, vedete che sta diventando sempre più chiaro. A questo punto rimetto il caffè sul fuoco. Io continuo a girare. È sempre più chiaro. Ok. Ok, guardate il colore, è diventato quasi bianco. La cremina è pronta. Un altro segreto è, una volta uscito, spegnere la fiamma, con un cucchiaio girare il caffè in modo da renderlo omogeneo, perché la parte più concentrata è sotto, la parte più diluita è sopra, quindi dobbiamo girarlo. A questo punto siamo pronti per metterlo in tazza. Ok, metto un cucchiaino di cremina e giro. Grazie. با ایتالیایی ها.